Buonasera, siamo qui all'inaugurazione della nuova sede dei Sipontini a 5 Stelle. Da qui parte la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali e le comunali qui a Manfredonia. E la prima domanda è questa: siete all'esordio in quello che sarà la competizione elettorale? Quali sono i progetti e soprattutto quali sono le aspettative per questo confronto, questa competizione elettorale? Sicuramente parlare di esordio è un po' affrettato, noi siamo sul campo da anni, chi qui, chi in altre parti d'Italia. Oggi ci troviamo in via Maddalena per incominciare una nuova avventura da un punto di vista anche un po' più tecnico, parlando di politica, quindi come hai detto tu, con una campagna elettorale che ci vedrà sicuramente protagonisti. Abbiamo tutte le carte in regola per poter dire la nostra, riusciamo comunque ad essere sempre a passo con la volontà dei cittadini. A breve usciremo con un programma elettorale e naturalmente con una lista di candidati che dovrà essere poi quella che si presenterà alla cittadinanza. Sia alle elezioni politiche dello scorso anno che agli europei, i Sipontina 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle ha avuto un ottimo risultato a Manfredonia. Il vostro obiettivo è ripetervi, rimanere su quella soglia, migliorarvi? Qual è l'aspettativa vera e propria per quanto riguarda la prossima competizione? Sicuramente l'aspettativa nostra, parlo a nome del Movimento 5 Stelle, noi non pensiamo a vincere da un punto di vista politico elettorale, ma quanto a cercare di cambiare corso alla cultura del luogo, e un po' nazionale, un po' quella nazionale. Le nostre attività sono aperte a tutti, sono visibili a tutti, quindi dire che noi siamo qui per vincere, a mio parere è sbagliato. Noi siamo qui per cambiare davvero radicalmente il comportamento delle persone, portarlo a quello che si dice comportamento civico. Come a livello nazionale, quindi anche a livello comunale, correrete da soli, ovviamente, senza apparentamenti, senza coalizioni di ogni genere? Corriamo da soli perché ancora nessuno riesce a correre insieme a noi. Nel momento in cui ci saranno dei contenuti da poter ecco, guardare con interesse, noi lo faremo, l'abbiamo sempre detto, lo diciamo noi qui a Manfredonia, lo dice Beppe Grillo, visto che è considerato il nostro despota, l'abbiamo sempre detto, noi non è che corriamo da soli, noi non corriamo con chi ha ridotto il paese e il nostro futuro, ecco, in questo modo, tutto qua. Per il candidato sindaco vi aspetterete comunque sempre le direttive o comunque l'iter solito del movimento per quanto riguarda quindi la rete e tutto quella, insomma, quell'iter o ci sono altri mezzi per arrivare alla scelta del candidato sindaco? Allora, il mezzo per arrivare alla scelta di qualsiasi candidato è quello di guardare negli occhi una persona e dire tu vorresti far parte della nostra compagine. Ecco, nel momento in cui tu ci dici di sì, noi siamo ben accetti a osservarti, vedere davvero tu cosa ne pensi di noi, del mondo, dei cittadini, e potresti essere tu il nostro candidato sindaco, per assurdo.